Giuseppe, ti voglio ringraziare per il decreto d'indennità. Anche se i colleghi hanno elargito un po' di più, ci accontentiamo senza buttarci giù. Sono chiuso in casa da un'eternità, ho chiuso bottega come tutti, ma fra le mille spese e gli imprevisti non ce n'è. Posso soltanto immaginare che mi piacerebbe restare sempre in sella, anche senza parcella, e non fallire mai. Restare a casa pagando tutte le spese, ma con 600 euro al mese non ce la posso far. Vorrei ringraziarti per la serietà, per il servizio di qualità, ma la tipica gestione made in Italy ha fatto danni un po' qui e un po' lì. Sono fiducioso nel governo, ma certe volte penso, ma che stato a fa? Tutti i giorni guardo al futuro, anche se finisco poi col realizzare che mi piacerebbe restare sempre in sella, anche senza parcella, e non fallire mai. Restare a casa pagando tutte le spese, ma con 600 euro al mese non ce la posso far. Mi piacerebbe alzare la bandiera cantando aspetta e spera, e resistere in lockdown, poter pagare da me tutte le spese con 600 euro al mese. Che cazzo ci vuoi fare?